L'altro fronte dell'accordo è quello del PD, che si è ritrovato intorno alla figura di Mancino. L'ex presidente del Senato ha partecipato all'incontro tenuto a Monteforte dall'area del Basso Decaro De Luca. Mancino conferma l'intesa e chiede a tutti uno sforzo unitario. L'obiettivo è quello di fare liste di convergenza di centrosinistra. E questa è stata anche la ragione di un cambio di candidatura che però ha il vantaggio di avere trovato la disponibilità del candidato della prima ora, che era Fabio Benigni, a sostenere la candidatura dell'avvocato Pizza e a fare una lista insieme. Quindi questo è un fatto positivo perché difficilmente si verifica che chi è candidato sindaco si batta per quello che diventa, secondo me, stasera, con l'adesione dei gruppi che esistono, sono tanti, un po' troppi, comunque allineati sulla necessità di una convergenza e di una compattezza. C'è poi il fronte interno, quello del PD, con l'area Ciarcia che non riconosce l'elezione a segretario provinciale di Giuseppe Di Guglielmo. I dissidenti sono convinti che alla fine il congresso verrà annullato. La città di Avellino può essere anche un esempio rispetto ai tanti leader che nascono come funghi e restano lo spazio di vita del fungo. Tornando alle amministrative, contro l'intesa De Mita Mancino scende in campo Luca Cipriano, che propone alle forze politiche che non si riconoscono nell'accordo un patto contro la conservazione per la discontinuità. L'appello di Cipriano è rivolto a tutti, dalla sinistra ai 5 Stelle fino a Gianluca Festa.